Torna nei giardini dell'impianto ippico di Via Raffaele Ruggero estate al parco dell'Ippodromo 2014, il tradizionale cartellone estivo di Agnano dedicato a chi resta in città. L'iniziativa, che da anni coniuga ippica, relax e divertimento durante i caldi mesi di luglio e agosto, è organizzata dalla società Ippodromi Partenopei, che ha rilevato la gestione dell'impianto. Da oggi e fino al 31 agosto sono previste una serie di iniziative dedicate ad adulti e bambini. Si parte sabato 21 giugno con il 33esimo Gran Premio Federnat, la corsa amatoriale di trotto più importante del mondo. Spazio poi a luglio alla riunione estiva del galoppo, mentre sarà in funzione fino al 1 agosto il campo estivo per ragazzi tra i 5 e i 16 anni. Sarà un campus per i bambini meno abbienti, di che saranno impegnati e indirizzati ad attività sportive attraverso dei tutor, quindi controllati e sorvegliati, lasciati liberi di giocare, anche di farsi delle docce, perché allestiremo delle docce qui per offrirgli un rinfresco alla calura. Durante queste giornate i bambini avranno modo ovviamente di trascorrere del tempo con gli animatori, con i cavalli, quindi apprendere ovviamente il mondo anche del cavallo e fare tantissime attività, dallo yoga al teatro, alla possibilità di imparare anche a cucinare. Per quanto riguarda gli adulti, serate all'insegna del cinema, all'insegna del cabaret, del divertimento, quindi realmente siamo molto contenti, anche perché, lo ricordiamo, è una realtà che oggi ritorna ad essere alla ribalta, sempre per una condivisione e un impegno che nasce da più realtà. Quindi ne siamo profondamente contenti. L'estate all'interno del parco dell'Ippodromo sarà animata anche da DJ set, cinema all'aperto, spettacoli e musica dal vivo.